Buongiorno a tutti ragazzi che mi seguite. Allora, io non faccio altro che filmare quello che decido di fare ogni giorno per me e per la mia vita. Oggi mi va una bella centrifuga, la faccio tantissime volte, spesso direi, prima dei pasti, oppure a volte la faccio anche per merenda o la mattina appena mi alzo per colazione, in sostituzione a volte della crema di Budwig. Ovviamente non sostiene come fa la crema di Budwig, ma vi posso assicurare che è dissetante, è buona, ricca di vitamine, quindi in estate soprattutto l'ho fatta moltissime volte. Oggi mi andava proprio qualcosa di fresco, quindi che cosa ho fatto? Ho pelato le carote un pochettino, le ho pulite, ho tagliato un finocchio intero, del sedano, mezzo limone e aggiungerò poi in fondo al succo anche dello zenzero. Allora, solitamente io uso lo zenzero in la radice, quindi il ginger che si trova tranquillamente al supermercato. Quindi vado a tagliare un pezzettino di ginger, una bella fetta rotonda e la vado a mettere poi nella centrifuga. Questa è la centrifuga. Allora, io tante volte mi stupisco perché ancora oggi quando consiglio di usare la centrifuga per fare i propri succhi di frutta con la verdura e con la frutta vera, le persone non sanno ancora che cos'è la centrifuga. È un elettrodomestico fantastico, si trova da 30 euro fino a 150-200 euro a seconda della potenza. Ci sono centrifughe che vanno a centrifugare anche i semi e i cereali, quindi andando a ricavare il latte. Quelli si parla di prezzi un pochino più alti. Comunque, una centrifuga come la mia che va su 60 euro va benissimo. Qui all'interno ci andiamo a mettere, per esempio, la carota o un finocchio, poi vado a premere in questo modo e in questa zona di qua metto il bicchiere che esce il succo. Dopo poi lo faccio vedere. Allora, perché ho scelto queste tre tipi di verdure? Allora, innanzitutto ho scelto la carota perché la carota ha un bellissimo colore arancione, è ricchissima di beta carotene, quindi che poi viene trasformato in vitamina A nel nostro corpo e la vitamina A è importantissima sia per la nostra pelle che la lascia bella liscia, la lascia bella morbida. Ma soprattutto è importante perché ci permette di vedere bene, soprattutto la notte. Quindi ha un ruolo fondamentale nel ruolo nella vista, praticamente. E poi abbiamo il sedano. Il sedano è un'altra verdura che uso spesso, la uso mangiata cruda a pinsimonio prima di ogni pasto, insieme anche al finocchio, quindi condita con un pochino di olio, di semi di girasole, un pochino di sale, un pochino di limone, perché non mi piace l'aceto, quindi sostituisco limone all'aceto. Anche il sedano ha delle ottime proprietà. Innanzitutto, una volta che viene fatto il succo, diventa una sostanza depurativa, diuretica, anche aiuta anche nello scioglimento dei grassi. Però ecco, una chicca sul sedano che ho trovato molto carina è quella che se noi facciamo il succo appunto del sedano e aggiungiamo un pochino di acqua, la possiamo utilizzare anche come collirio per gli occhi e con un cotoncino possiamo andare a tonificare la pelle. Inoltre è ricchissima di minerali, è ricca di calcio, di ferro e anche di vitamina C e vitamina K. Ho riempito il contenitore della verdura che voglio andare a centrifugare e fatto. Ecco, vedi, sta arrivando il succo. Vai, 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 vai. Il bellissimo bicchiere arancione che sta entrando. Il succo è arancione perché sta toccando la carota. Aggiungo verdure. Guardate che bel bicchiere che è venuto fuori. Vedete che quando si fa la centrifuga viene questa schiuma che è buonissima, oltretutto. Allora, quindi io l'ho fatta con carote, mezzo limone, finocchio, sedano e aggiungo come finale, tocco finale, lo zenzero. Allora, lo zenzero ha questo sapore, è quasi citronato, però dà sul piccante. Quando lo aggiungiamo ai succhi di frutta non cambia tantissimo il gusto. Ecco, se lo metto in polvere, se metto il ginger, quindi proprio la radice stessa, dà un sapore di limone un pochino più forte, ma è buonissimo. Non vedo l'ora di berlo. Lo zenzero, oltretutto, sto leccando il cucchiaino, lo zenzero, oltretutto, ha delle caratteristiche ottime per lo stomaco. Chi soffre di stomaco ha difficoltà a digerire, chi ha difficoltà
che ha bruciori comunque di stomaco, però dovuti da una maldigestione, non perché produce continuamente acidità sbagliata. Inoltre, lo zenzero dà un effetto di calore, quindi aiuta a mantenere il calore all'interno del corpo. Ottimo per tutte le persone che soffrono molto il freddo e che hanno quella sensazione di avere il freddo nelle ossa. Si dice, no? Mi sento il freddo nelle ossa. E io bevo moltissimo anche tisana, le tisane di zenzero. Compro proprio il ginger, lo taglio a rondelline, lo faccio bollire, lo lascio abbondantemente bollire, faccio un decotto praticamente di zenzero e poi me lo sorseggio caldo durante tutto l'inverno. Chi ha il raffreddore, che tutta quella sensazione di naso attappato, provatevi a fare una tisana allo zenzero e poi fatemi sapere come state. Allora, tornando alla nostra centrifuga, io vi consiglio vivamente di comprarla perché è un altro elettrodomestico che deve essere in casa per far sì che la nostra alimentazione migliori e che migliori quindi il nostro stile di vita e la nostra vita. Si fa la centrifuga perché? Uno, perché sì, avete visto un bel piatto di verdure che magari cotte non l'avrei mai mangiate perché sarebbero state tante, me le vado a bere centrifugate, quindi io me le vado a bere. Inoltre si lavora con la centrifuga quando vogliamo andare a disintossicare il corpo. E con l'alimentazione di oggi io penso che bisogna disintossicare continuamente perché purtroppo siamo circondati da un cibo ormai abbastanza, vorrei dire una parolaccia, ma non voglio, quindi no, non più buono come una volta, ecco, diciamo così. Quindi fatemi sapere se avete fatto la centrifuga, usate tutta la frutta che volete, perché potete usare l'ananas, potete usare le mele, le pere, può essere centrifugato tutto quello che è verde, si può centrifugare il prezzemolo, si può centrifugare l'aglio, si può centrifugare la cipolla, ma insomma a me non piacerebbe centrifugare la cipolla, però qualsiasi cosa può essere centrifugata. Provate, ai bambini piace moltissimo la centrifuga di ananas e la centrifuga di mela. Perché assomiglia proprio al frutto vero. Abituate i bambini fin da piccoli a mangiare frutta e verdura. Va bene? A presto e un bacio!